Un silenzio irreale, interrotto talvolta dal suono del vento tra le foglie degli alberi, ha avvolto Borgo Trebbia intorno alle 16 di questo pomeriggio, quando la famiglia, gli amici, il paese, l'intera comunità hanno dato l'ultimo saluto a Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa il 26 agosto di un anno fa da Massimo Sebastiani, l'amico innamorato non ricambiato. L'ingresso del feretro in chiesa è stato accompagnato dalle note della canzone di Ligabue, eseguita al violino, Piccola stella senza cielo, tra le preferite da Elisa. Canzone che appartiene al suo passato, perché Elisa ora un cielo ce l'ha. Questo un passaggio della toccante omelia di Don Pietro Cesena, che ha definito la cerimonia un momento di luce atteso da tanto tempo. Simbolo di un'unità che abbiamo ritrovato. Per me questo è il segno. Nella semplicità, in quel silenzio, quel minuto di silenzio dopo la comunione, voleva esprimere quell'intento di bene che abbiamo tutti. E non potevo non dimenticare neanche l'assassino, che è in carcere, che so chi è, che sta facendo un percorso nel suo inferno, perché il Signore possa tirare fuori il bene anche per lui. Questo credo che sia oggi il compito della Chiesa in Italia. Immancabile il pensiero ai familiari. Ma intanto è quello della solidarietà, di ritrovare le persone che si sono strette attorno a loro, nonostante questo grave problema che abbiamo della burocrazia, di tutte le lungaggini. È stata una cosa dolorosissima aspettare un anno per poter dare pace al suo corpo. Ecco, questo bisognava dirlo assolutamente, poi non facciamo noi la giustizia. Emozionante anche l'intervento di Deborah, sorella minore di Elisa. Prego Dio per lei, ha detto con la voce rotta dall'emozione, e per tutte le persone vittime di violenza. Un lungo applauso si è sprigionato dai presenti al momento dell'uscita della bara dal portone della chiesa, mentre in alto le nuvole grigie si sono dissipate, vinte da un cielo azzurrissimo, il cielo che ora appartiene a Elisa.